convegno di oggi ha l'obiettivo di fare luce su quelle che sono le novità introdotte dal regolamento che esplica appunto la gestione dell'end of waste e analizzare un po' tutti i vari aspetti della filiera, dai progettisti che daranno quindi una consulenza alle imprese stesse che dovranno affrontare come mettere in campo e già come stanno mettendo in campo le novità di questo regolamento e anche i contributi del mondo pubblico, quindi l'Università e la Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo, a mio parere, del futuro, delle tecnologie future, è quello di fare un salto di qualità, quello che si chiama upcycling, cioè un riciclo di qualità nel confezionamento ad esempio di calcestruzzi. Le possibilità le abbiamo, i saperi ci sono, le tecnologie, e questo dovrebbe essere un cambio di passo vero nella messa in atto dell'economia circolare in questo ambito. In questo settore dei rifiuti da costruzione e demolizione per noi produce il 44% dei rifiuti speciali di tutta la regione. È vero che il 97% di questi rifiuti viene riciclato secondo percorsi di recupero, però è importante e strategico testimoniare le azioni che con le filiere poniamo in essere. Una cosa importante è che quando noi procediamo con la demolizione e noi immediatamente riusciamo ad ottimizzare i tempi per la demolizione, quindi per il recupero del materiale, ma soprattutto utilizzare quel materiale demolito e dargli una nuova vita. Quindi si parla di materia prima seconda, come se fosse per le macchine una seconda vita. Oggi costruire nuove opere è sempre più complicato e quindi reimpiegare, riutilizzare, dare nuova vita a delle opere già esistenti è fondamentale. È uscito un nuovo decreto, vengono definiti tutti i criteri per poter produrre un materiale di qualità a partire da un rifiuto, e questo è di massimo interesse per l'economia circolare, per le attività sia private che pubbliche. È importantissimo raccontare e spiegare alle imprese come produrre un materiale di qualità per fare in modo che tutti gli operatori del settore delle costruzioni possono accettare questi materiali che sono sempre stati visti con diffidenza, e quindi spiegare come si arriva a ottenere un materiale di qualità permette poi di usare un materiale nella maniera migliore possibile.